che tipo di manifestazione si sta svolgendo oggi a Novara? Ma oggi noi abbiamo fortuna di poter ospitare un numero di campionato cadetti in assoluto di spada per quello che riguarda la categoria maschile femminile. Questi sono i migliori prospetti che in questo momento ci sono in Italia. È una manifestazione che ha battuto in termini di partecipazione tutte le sessioni precedenti, perché sono quasi 800 gli atleti che saranno in queste giornate. Una grandissima soddisfazione, saranno 2 giorni di gara dello Sporting Village, che anche in questo caso è stato particolarmente apprezzato per quello che è la sua capacità tecnica di poter accogliere manifestazioni di questo genere. Ci sono 32 piani in questo momento tutti gli atleti, tutti i ragazzi stanno gareggiando fino alla selezione finale. È bellissimo l'impegno che ci stanno mettendo questi ragazzi che, se non sbaglio, più o meno hanno 17 anni. Questo dimostra quanto ci tengono in questo sport che praticano. La scherma è una disciplina molto antica e che richiede grandi principi. Oltretutto, non dimentichiamo che questa manifestazione è organizzata dal Prodomaro Schermi, che è una delle società sportive più antiche che ci raccolgono in Italia, dato che la loro fondazione è del 1881. Nel progetto Novara Sport, grazie proprio alla collaborazione con la società sportiva novarese e l'amministrazione comunale, è possibile organizzare manifestazioni di questo tipo. È un altro evento che va aggiungersi, come ha detto prima precedentemente, il Novara Sport, una serie di eventi che stanno portando ottimi risultati a questo progetto iniziato qualche tempo fa. Sì, assolutamente, anche ieri abbiamo avuto a livello nazionale tantissimi apprezzamenti per quello che era il convegno scientifico medico, lo sport salva la vita, tenuto sempre a croce. È tutto un insieme, una profonda collaborazione tra enti locali e società sportive, che in questo momento ci sta permettendo di onorare dignamente il titolo di Novara Città Europea dello Sport 2010, ma che è ferma convinzione da parte dell'amministrazione comunale ad operare il 31 dicembre 2010 come un nuovo punto di inizio per le prossime sfide del 2011. Resta che farmi in bocca al lupo questi ragazzi, stasera in questi giorni uscirà il migliore, speriamo di vedere un qualche di questi ragazzi nei prossimi Olimpiadi. Certamente. Già oggi nella cerimonia d'apertura è stato possibile ascoltare l'inno nazionale, credo che sia stato un momento di grandissima partecipazione. L'auguro che non possiamo fare altro che anche magari gli stessi atleti novaresi della Pro Novara che stanno gareggiando in questi giorni avranno un giorno la soddisfazione di sentire lo stesso inno nazionale dal gradino del podio di qualche manifestazione internazionale, magari addirittura volontaria.